Benvenuti fratelli alla nostra, al nostro incontro con la parola, l'incontro con Gesù Cristo nell'Eucaristia. E oggi abbiamo sentito una parola fantastica perché il Signore ci sta invitando a vivere la gioia. Possiamo dire che oggi le parabole sono le parabole della vita, cioè di imparare a vivere, imparare a prepararci per il Regno dei Cieli. Ecco perché tutto il Vangelo è stato anticipato, per dirlo così, con il Libro della Sapienza. Prendete il foglietto al capitolo dodicesimo, dove disse: «Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa dei giudici ingiusti». Guardate che qua c'è il cuore di tutto. Oggi noi sperimentiamo un'ingiustizia totale, o no? Perché ci accorgiamo che la giustizia dell'uomo non è giusta. Però la giustizia di Dio, sì. Anzi, la giustizia di Dio è la più bella, perché è quella dell'amore, è quella della riconciliazione. Alla fine è l'unica che ci dà la felicità. Perciò quando a volte noi gli chiediamo al Signore e nella nostra preghiera diciamo: ma sarà che il Signore mi ascolta o il Signore non mi ha ascoltato? Ecco perché la lettera ai Romani diceva giustamente questo: non sappiate chiedere quello che è buono per te. E perché non sappiamo chiedere che cosa è buono per noi? Perché a volte noi diciamo: io so che cosa è il meglio per me. Ma questo è anche relativo, perché se noi ci conosceremo, se noi abbiamo una conoscenza di noi stessi così profonda, noi eviteremo tantissime cose. Però c'è una confusione a volte dentro di noi che ci fa fare le cose che sappiamo che ci fanno del male. O no, fratelli? Tu ed io sappiamo che cosa ci fanno del bene e che cosa non ci fanno tanto del bene. Nonostante questo, molte volte scegliamo quelle che non ci fanno del bene. E quando viene un altro a dirci: guarda, sembra che stai sbagliando, uno perde la pace. Perché? Perché l'altro, come voce di Dio, come strumento di Dio, ti vuole mettere sulla strada, ma non accetti. Perché l'orgoglio nostro è questo seme che non è il vero grano. Ecco perché la parola d'oggi è molto bella. Questo seme viene gettato, questa parola viene gettata sul tuo cuore, come ci lo diceva la domenica scorsa con la parabola del seminatore, no? Con tanta grazia, con una generosità impressionante, Dio semina nel nostro cuore, semina le cose buone. Però disse: nella notte sembra che è venuto uno a seminare qualcosa che non viene da Dio. Sapete che cos'è? Il dubbio. Ecco che cosa ha sperimentato Adamo ed Eva: il dubbio. La serpente, se voi vi ricordate, le disse a Eva: guarda che non è vero che se tu mangi quello morirai. Guarda, e la serpente disse un vecchio Midrash, cioè un racconto ebraico, la serpente va e si arrotola all'albero e dice: guarda, vedi, io non sono morta, non è vero che tu morirai. Anzi, disse il racconto che con la coda le dà un colpo alla donna e la donna, per non cadersi, abbraccia l'albero e si accorge che non è morta. Entra il dubbio. Lei non lo sa che in verità non sta parlando della morte fisica, sennò che la morte dell'anima. Ecco perché entra lì il dubbio, il seme, la zizzania, questo che è il non capire il perché delle cose.
Ecco perché, fratelli, molte volte le nostre sofferenze non sono sofferenze reali, sono sofferenze che partono dalla mancanza, dalla nostra precarietà, della nostra mancanza della fede. La sofferenza più grande che tu potresti avere, qual è? Pensaci. Qual è la sofferenza più grande? Che ti manchi i soldi? Mai abbastanza. Che ti manchi il lavoro? Oggi c'è, domani non c'è, sei in pensione o sei un pigro? La salute. Ah, la salute. Perché la salute? Perché la salute è l'antesala. Di che cosa, fratelli? Ditemi voi. L'antesala della morte. Però se Gesù Cristo con la sua risurrezione ha distrutto la morte, perché soffriamo? Però, ecco, in quel però c'è il dubbio della nostra fede. Perciò la moglie, quando inizia a guardarsi a se stessa, si distacca dal marito e non inizia a non capirlo più. Il marito, con le sue preoccupazioni, inizia a guardarsi a se stesso e non capisce più alla neurotica della sua moglie, che è vero che stanno diventando con il passo degli anni, no? Però ecco perché inizia questa frizione che se non viene guarita dalla radice, con la grazia di Dio, che cosa succede? Si separano. Ma non solo nel matrimonio, nella famiglia, tra i fratelli, da piccoli e da grandi, nel lavoro. Cioè, fratelli, se noi ci accorgiamo alla fine, tutti ci danno fastidio, tutti. Tutti, dal cane, il gatto, al fratello, il marito, la moglie, la suocera sempre va alla testa, tutti. Ma sarà che l'altro è il cattivo? O sarà che io non ho gli occhi di Dio per vederlo con amore? Ecco il problema. Come facciamo? Guardate che la parabola è molto bella perché il Signore dice lasciatela. Quando i servi le dicono... Però vuoi che andiamo a togliere questa zizzania e lasciamo il grano buono? No, lasciateli crescere tutti insieme, poi alla fine si vedrà. Quasi quasi sembrerebbe che questo padrone sta aspettando un miracolo. Sapete qual è? Che la zizzania smetta di essere zizzania e guardando il grano buono che diventerà pane, che diventerà figura dell'Eucaristia, che diventerà il corpo di Cristo, la vita eterna, sembrerebbe che questo padrone sta aspettando questo miracolo. E sapete che cos'è? La conversione. Perché noi stiamo pensando, eh sì, quello ha seminato la zizzania, quello, ma anche tu ed io, molte volte ci comportiamo di una forma zizzaniera o zizzagnosa. Ecco perché la parola oggi ci sta invitando ad accogliere, a riconoscere che dentro di noi abbiamo un po' di grano buono, ma anche della zizzania, quella che non ci fa capire la nostra debolezza nella malattia, non ci fa capire neanche perché il coronavirus, questa zizzania non ci fa capire perché l'altro non mi ama, perché l'altro se io gli faccio del bene non mi corrisponde con il bene. Ecco perché, fratelli, oggi il Signore ci sta invitando ad alimentarci. E come ci alimentiamo? Parola, preghiera, sacramenti. E quarto, opere di carità. Il cristiano si muove in questa dimensione. Opere di carità, preghiera, sacramenti e... Perciò, fratelli, utilizziamo questi strumenti e vedrai come
nel tuo cuore, nel mio cuore, questa zizzania potrà essere trasformata in un grano che potrà dare frutti, del cui altri si potranno alimentare di noi. Così sia.